Benvenuti su Veie Games. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita. Ciao a tutti e bentrovati con Dragon Ball Z Kakarot. Allora, ieri eravamo rimasti allo scontro contro Majin Vegeta. Vediamo se lo trovo nei salvataggi. Ora possiamo prendere anche questo. Vediamo se è quello giusto. Teoricamente sì, dobbiamo scontrarci contro Vegeta che si è fatto pervadere dal potere di Babidi per scontrarsi con Goku e diventare soprattutto più forte, perché altrimenti non ce l'avrebbe fatta probabilmente Vegeta a contrastare Goku. Anche se Goku comunque non mostra tutta la sua potenza. Vegeta è diventato più forte sicuramente in questo tempo, ma non tanto quanto Goku. Perché Goku riesce a trasformarsi pure in Super Saiyan 3. Provo con la mia solita mossa, quella che fa impazzire il mondo. Vegeta ha più HP di me, ma e a breve riusciamo a colmare questa differenza. Per fortuna non assorbe l'energia come gli Atom. Anche lui la fa, eh. Ho preso quel colpo finale. Intanto aumento un po' di energia così almeno non mi ritrovo senza dopo. Vediamo se è Super Saiyan. Sono già Super Saiyan. Che questa mossa funziona, anche perché sono scarso a livello, non ho potenziato Goku, ho potenziato solo un po' Gohan perché avevo difficoltà e quindi non ho potenziato un pochino, ve lo dico sinceramente. Ho sbagliato. Vabbè, va bene lo stesso. Piccolo bastardo. Aia. Oh, hai rotto le palle, Vegeta. Oh, minchia, è così. Torniamo alla mia solita mossa. Non so se serve qualcosa trasformarsi in Super Saiyan in realtà, perché già sono Super Saiyan. Cioè non sono neanche in seconda. Yeah!
Adesso ha meno HP di me. Però la barra della vita ancora non siamo pari. Fra poco dovremmo esserlo. Ha parlato troppo presto. Ha fatto il Gallic. Lampo finale fa la tua sorella. Aia. E quanti cavolo ne lancia? Aia. Questo aspettavo. Ma solo perché mi piace l'effetto. Ciao. Ah, ancora vivo. Ciao. Scusate, ma intanto sto facendo anche un'altra cosa. Voi godetevi pure il video. Ah, no, se non lo mando avanti non va. Ok, va bene, capito. Scusa, avanzamento automatico testo. Ok, bene. E hai messo su pure per famiglia. Sì, lo so. Cominciava a piacermi vivere sulla terra, per questo motivo volevo ritornare a me stesso, trovare me stesso, e adesso che sono tornato mi sento benissimo. Lo pensi davvero? Vegeta è sempre stato un cattivone. No, vabbè, non è cattivo, cioè, è strano Vegeta. Vuole essere il più forte semplicemente, però... Nel frattempo Babidi ha mandato i suoi sgherri a combattere per evitare danni alla sfera in cui è chiuso Majin Buu. Non mi ci vorrà molto per eliminarlo. Wow. No, è impossibile, dove ha preso tutte le leggi? Si sono pestati bene. Papà e Vegeta stanno combattendo a un livello superiore a quello di Super Saiyan. Due forze così grandi devono aver causato danni enormi. Ci siamo, Majin Buu sta per uscire.
beh. Mi spiace per te, non è così. Magin leggendario. Preso solo A. E vabbè, capita. Magari ho subito troppi danni, non lo so. Sì, per poco, ma lo sarà. Facciamo il temibile demone della distruzione. Sei davvero eccezionale, Majimbo. Sì, tanto superiore alla mia. Avrei potuto scegliere un altro metodo. Quel che è fatto. Simpatia. Non so se sono in grado di vincere, ma una cosa è certa, non posso tirarmi indietro.
Ah, c'è il combattimento, non mi ricordavo. Oh, sì. Più che altro la spacca, mi sa, Gohan. 9 livelli di differenza. Potrebbe essere complicato anche per me. Ciccione malefico. La stessa tattica che ho usato con Darbula, però ho sbagliato, perché faccio sempre questo? Sbaglio sempre. Dai, questo ha fatto male. Vediamo di usare la tattica che avevo usato per Darbula o Darbula per picchiarlo e mandarlo in scordimento. Yeah.
volta è molto più difficile. È stata dura, ma ce l'ho fatta. Beh, sei fastidioso, devi sparire. Quello ciccione. Sì, prima di questo pezzo i bambini fanno cadere la statua di Piccolo e quando viene mangiato da Arbola loro si riprendono, ma i bambini hanno fatto cadere la statua di Piccolo e quindi si era tipo rotto in mille pezzi, ma poi vabbè, lui c'ha la capacità rigenerativa e si ricompone, però... Thank you.
Vegeta. Qualche minuto prima. Majin Buu's free because of me, so I'll be the one to get rid of him. I'll settle the score with you after that. That is, if I make it back alive. Non credo che sopravviverai, anzi, sono sicuro. Trasformazione della Saiyan, Saiyan di Vegeta di secondo livello è disponibile per Vegeta. Ma io direi di concludere qui, mi avvicino, così dopo sono più vicino. Diciamo che due combattimenti li abbiamo fatti. Dovrebbe essere facile da riconoscere, visto che è l'unico con Vegeta. Io spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like in questo caso, iscrivetevi al canale per non perdere la priorità acquisita e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!